Dunque, Internet of Things, io il mio, diciamo, la mia condanna, ma anche il mio piacere è quello di fare Things, no? Mi occupo della parte hardware, sono un fisico, e avrei bisogno di una terza mano. Questo lo do. Questo è un caso in cui appunto la forma e la funzione non se ne sono raccordati, ho bisogno del laserino. Dunque, questa è una mappa notturna del pianeta Terra ricostruita. Il 20% della popolazione su questa parte degli Stati Uniti, dell'Europa e del Giappone sostanzialmente ha l'80% dell'illuminazione, che in prima approssimazione vuol dire che ha l'80% dell'energia. Questa è una mappa dell'aspettativa di vita degli abitanti del pianeta. E non è un caso che dove c'è energia, c'è welfare, educazione, sanità, cibo, c'è un'aspettativa di vita più lunga. Dove è molto buio c'è una bassissima aspettativa di vita, in alcune zone emergenti c'è una luce fioca e c'è una vita più lunga. Allora, se facciamo things, se facciamo tecnologie, cose che dovranno essere interconnesse e messe insieme, è fondamentale capire quali sono i bisogni, altrimenti rischiamo di fare cose inutili o addirittura controproducenti. Io vi parlerò di qualcosa che è tecnologia umanocentrica, tecnologia per l'uomo, perché è l'uomo sostanzialmente l'atomo di questa immensa rete di cui parliamo oggi, di cui si parla ormai da molto tempo. Abbiamo due tipi di bisogni: le società che invecchiano, noi, quelle ricche, poca umanità, 20%, 1,5 miliardi più o meno, che ha bisogno del nuovo welfare, quello che paradossalmente è stato generato dalle vecchie tecnologie. Garantire quindi un invecchiamento sano, garantire screening predittivo, medicina su scala molecolare, aiuto, riabilitazione, sostenibilità. E poi abbiamo bisogno invece di sviluppare cose, tecnologie per le società che crescono, dove bisogna invece portare il vecchio welfare, medicinale a basso costo, diagnostiche portatili, informatizzazione e trasferimento di tecnologie, eccetera. A questo unite il fatto che arriveremo ad essere molti miliardi, quindi ci sarà una crescente richiesta di cose, di energia, di risorse, e sarà sempre più difficile mantenere questo pianeta così squilibrato, che è una bottiglia piena d'acqua, dove in un angolo l'acqua è 100 gradi e tutte le altre parti pensiamo che sia 20 gradi. Questa cosa non è termodinamicamente sostenibile. Dal punto di vista biologico, l'essere umano è un parassita, che non è un insulto, è un oggetto che non crea, che divora energia, che divora risorse, e quindi la sostenibilità di un ecosistema parassita-pianeta è un problema di termodinamica. Io non sono un ambientalista, sono un fisico e vedo le cose in maniera termodinamica. Material science, nanotechnology, robotica, computazione, infoscienze, bioscienze diventano un unicum, non c'è più distinzione, non ci può essere distinzione, bisogna lavorare insieme. Ora, non vi voglio annoiare con i processi pianeta-sistema, dove ci sono limiti proposti, situazione ad oggi e valori preindustriali di cambiamenti climatici, perdite della biodiversità, eccetera. Queste sono cose belle, ma non sono per oggi. Vi faccio solo notare che la Terra ha un utilizzo globale ad oggi dell'11,7% della sua superficie. 100 anni fa questo numero era irrilevante. Il limite che ci poniamo è 15%. David, se vogliamo infrastrutturare, pensare che quella roba che hai detto fantastica oggi funzioni, dobbiamo cominciare a mettere le mani al 15% della superficie del pianeta e metterci delle cose che siano pronte ad essere interconnesse. È una sfida fantastica, le infrastrutture. Vi vorrei parlare anche delle biodiversità. Mi è piaciuto molto l'intervento dell'amico biologo. Perdiamo circa 100 specie per milioni ogni anno, grazie a quello che stiamo facendo. Vorremmo limitarci a 10. Prima del periodo industriale non ne perdevamo. Questo è un aspetto fondamentale, bisognerà rifletterci, perché prima o poi ci toccherà. Adesso lo sottovalutiamo, ma è un aspetto fondamentale. Ok, allora, acqua, prima grande necessità. Mentre va il filmatino delle nostre invenzioni, vi ricordo che per sopravvivere servono 5 litri al giorno, il fabbisogno civile minimo è 50 litri, le famiglie USA ne hanno 350, le famiglie europee ne consumano 160, in Africa 20. La tecnologia sull'acqua è una cosa fondamentale. Quello che vedete qui è una spugna nanotech, è un brevetto italiano che separa l'acqua dall'olio. Perché vi faccio vedere questo? Perché in realtà è necessario creare tecnologie, cose molto semplici, a bassissimo costo, che facciano cose utili e che soprattutto siano riciclabili. Vedete, questa spugna ha mangiato l'olio, viene strizzata, rilascia l'olio e può essere rimessa in acqua. Prende 13 volte il suo volume in olio, può separare metalli pesanti, può fare qualunque cosa, può fare anche il filtraggio del colesterolo sul sangue. Quindi è un tipo di tecnologia che può essere utilizzata proprio per portare laddove non c'è quel livello di indipendenza dalle risorse. Questa è la mappa dell'acqua potabile, vedete che dove si vive a lungo c'è acqua.
dove non si vive a lungo non c'è acqua. È tutta una catena di cose che tendiamo a ignorare, ma sono tutti aspetti correlati. Per chi vive a lungo come noi, che ha la fortuna di scegliere se morire di cancro oppure di malattie cardiocircolatorie, perché è un lusso, perché ci si arriva normalmente ad una certa età, ci saranno le terapie, quelle individuali. Oggi si fanno dei proiettili da 100-150 miliardesimi di metro che incamerano il chemioterapico, l'antinfiammatorio. Fra un po' potranno addirittura prendere dei correttori del DNA, i microRNA, che possono riscrivere sequenze. Sono in grado di entrare nel corpo umano, di trovare la cellula malata, un proiettile, una cellula. Si siedono su questa cellula, rilasciano il medicinale e siccome sono dei magneti molto piccoli, sono piccolissimi, sono 20-30 nanometri il core magnetico, danno un segnale in risonanza magnetica e poi possono essere scaldati con una radiofrequenza esterna e fanno ipertermia. Questo oggetto è un anticorpo robotico, un anticorpo artificiale, è personalizzato, attacca il DNA, attacca la cellula malata, fa quello che vuole, è un qualcosa che verrà portato dentro il corpo umano. Sentivo parlare di pillole intelligenti, no? Fantastico. Ma non hanno ancora ottimizzato il disegno di Madre Natura. Madre Natura utilizza l'anticorpo come chiave serratura, no? Anticorpo antigene. Noi dobbiamo fare la stessa cosa per copiare quello che ha fatto l'evoluzione, che è il sistema per riparare cellula per cellula. Questo è per chi vive a lungo, per quel 20% che può. C'è un altro 80% che avrà problemi diversi. Non ci sono gli ospedali. Dovremo portare dove non ci sono gli ospedali, con una Jeep, con un carretto, le cosiddette point of care technologies, sono dei sensori usa e getta, 20-30 centesimi di costo, che devono essere in grado di fare una diagnosi molto precoce. Traduzione, sputo su un pezzettino di plastica e devo sapere se c'è HIV, che so io, qualunque altra malattia in fase molto early stage. Se la vedo, la mando via. Allora la prima cosa da ottenere è: posso mettere una singola molecola dove dico io e analizzarla a basso costo? Queste sono delle belle immagini, è un filamento singolo di DNA, qui lo vedete ingrandito, attaccato a due sensori proprio dove dicevamo noi. È una tecnologia proprietaria, una cosa nuova, e poi ci consente di dire in rosso il DNA mutato e in nero quello diciamo sano. Allora manca questa cosina, ok, red light, con una piccolissima quantità di sangue, saliva, quello che è, sappiamo che lì c'è la malattia in arrivo, e allora a quel punto si passa a far qualcosa. Questo è lo screening massivo dove non abbiamo gli ospedali. Altro problema, 290 milioni di tonnellate di plastica all'anno, la metà sono negli oceani e stanno lì per centinaia di anni e non sappiamo cosa farcene. Beh, oggi ci siamo resi conto che la cellulosa è la fibra naturale più diffusa sul pianeta e ci sono milioni e milioni di tonnellate alimentari di scarto. Vi faccio vedere qua una cosa carina, perché questa è plastica fatta con gli scarti alimentari del prezzemolo, si può fare col cacao, col riso, si può fare col mais, con qualunque scarto vegetale. Centinaia di milioni di tonnellate di scarti dell'industria vegetale che si paga per smaltire e che invece vengono recuperati con tecnologia verde per fare plastica che è totalmente biodegradabile. La logistica associata a questi processi non vuole internet, ne vuole due, perché immaginate di prendere tutti quanti i produttori e sincronizzare verso le vasche, le foundry di plastica. Vado avanti perché in realtà volevo arrivare a qualcosa di più, un po' più provocatorio, sempre che vada avanti il computer. Ok, andiamo avanti ancora. Secondo me c'è un problema di batteria. Andiamo nelle società che se lo possono permettere. Queste sono, mi fate partire anche questo per piacere, queste sono macchine che sostanzialmente adesso sono adottate per terapie parallele, tipo riabilitazione, device portatili che possono essere controllati da casa per fare riabilitazione post-ictus, post-incidente, esoscheletri, aumento delle prestazioni. Queste sono macchine intelligenti che sono in grado di dare un feedback reattivo al malato, quindi non sostituiscono il fisioterapista, parallelizzano la terapia. Un ospedale, 100 malati, ogni distretto del corpo controllato con una terapia personalizzata e ovviamente queste nascono da una competenza robotica molto spinta che porta ad avere macchine di questo tipo. Le gambe che vedete qua, che fanno ovviamente una cosa fantastica, il robot è rappresentato di solito come un idiota rigido, queste come vedete sono particolarmente elastiche, non cadono, hanno un sistema vestibolare come il nostro, sono gambe pronte ad essere, se volete, impiantate come protesi, consumano 180-190 watt come le gambe di un essere umano.
Ed è da questo tipo di tecnologia che poi si prende il giunto dell'anca, il giunto del ginocchio, il giunto della caviglia e si fa la macchina di riabilitazione. Questa è una cosa che c'è già. Immaginatevi ospedali in rete, pazienti che affittano la macchinetta, la portano a casa e hanno la terapia riabilitativa anche post ictus, che di solito deve essere molto rapida, online. Beh, io credo che questo sia un aspetto su cui riflettere. D'altro canto, c'è qualcosa di più challenging, che il robot compagno dell'uomo, assistenza agli anziani, monitoraggio, disaster recovery, mi fate partire questo? Housekeeping, divertimento ed educazione. Questo è una delle nostre piattaforme, al momento è la più diffusa al mondo, ce ne sono una trentina, è dotato di un'intelligenza artificiale molto evoluta, impara, non è teleguidato, qui fa task particolarmente complessi, montaggio Lego, qui scrive il suo nome, iCab, ci ha messo 4 mesi a imparare le lettere, poi dopo l'addestramento è arrivato in porto. In maniera molto più complessa dal punto di vista meccanico, ma meno dal punto di vista intelligenza, si fanno animali molto evoluti. Questo è un cavallo da quasi 80 kg che può andare ovunque, su cui sarebbe facile montare un tronco di uomo e fare un centauro, come vi dicevo prima, no? Andare a Fukushima dove non si può camminare e poi intervenire con le mani dove serve. Allora, qual è la sfida qua? Noi pensiamo che fra 15 anni probabilmente o 20 anni probabilmente avremo in ogni casa invece che due telefonini un robot, e questo robot sarà in grado di fare un sacco di cose sull'energia passo, un sacco di cose, però c'è un grande bottleneck. Oggi un computer fa 2 milioni di operazioni al secondo, un portatile, un essere umano fa 10 alla 18, un miliardo di miliardi di operazioni al secondo, binarie, come capacità computazionale. E se anche seguiamo la legge di Moore, che veniva citata prima, possiamo probabilmente migliorare le prestazioni di computazionali sul silicio di un paio di ordini di grandezza, arrivare qua, diciamo, fra il super insetto e il topo deficiente, ma decisamente non arriveremo all'essere umano. E questo ha un motivo fondamentale: noi funzioniamo a ioni. Le fantastiche radici e la fantastica rete presentata dal nostro amico non funziona a elettroni nel silicio, funziona a ioni in acqua. È un paradigma diverso. Allora, la nostra internet today è pensata per cose che funzionano con elettricità nel silicio, secco, bidimensionale, piatto, resistivo. Io sto pensando a qualcos'altro, la comunità scientifica comincia a pensare a un sistema molto più evoluto, che funzioni in acqua, che scambia ioni, che viene alimentato a zuccheri e cioccolata. È sempre un internet quella che ci serve, ma molto più evoluta, molto più evoluzionista. E da questo punto di vista, ricordatevi che oggi scambiamo 10 alla 15 byte al giorno, 15 petabyte giornalieri più o meno di informazione che circola nella rete, internet fa 6 terabyte al secondo se non vado errato, un essere umano con i suoi 10 alla 27 molecole che si parlano è di per sé una internet che funziona al petabyte al secondo. Io, per stare in piedi, riscaldare, avere equilibrio, parlarvi, vedervi, fare tutto quello che faccio adesso, che non è poi tanto, sono ben più complesso dell'internet del pianeta. Allora la mia domanda è: se ci crediamo, andiamo oltre Internet of Things, and I would say Internet of Living Things, perché quello è dove dobbiamo arrivare, perché deve essere anche sostenibile e biocompatibile. Poi discuterò col mio amico filosofo che il vuoto non esiste, in meccanica quantistica è una probabilità, e quindi, diciamo, i corpi sono duri e sono veramente duri. Rainforce. Quindi concludo con 3 messaggi, visto che c'è anche il Presidente, e credo bisogna essere propositivi verso chi decide. Reinforce the net. Questa è una cosa che serve, bisogna rinforzarla, bisogna crederci. Net is welfare. Il nuovo welfare è internet, questo bisogna capirlo. Rinforzare l'infrastruttura, perché la rete senza infrastruttura è un po' difficile capirsi. E poi cominciare a pensare che tutte quelle macchine che probabilmente un giorno avremo, tutti questi robot che si parlano, human machine, machine machine, che si parlano, avranno un'intelligenza unica e delocalizzata. Impossibile che una macchina diventi intelligente come noi, a meno che non facciamo un clone, ma a quel punto facciamo un figlio, è più facile, ma non gli possiamo far fare tutto quello che diciamo noi, no? C'è la libertà dell'individuo. E allora servirà cloud, una unica intelligenza in un grande cloud, che dovrà essere il repository dell'intelligenza delle macchine. Riflettiamoci, perché dal punto di vista sociale, etico, questo richiede una forte preparazione. Concludo dicendo: riduciamo le differenze con le tecnologie. Io faccio things, devo fare cose, e le faccio per cercare di ridurre le differenze. Questa è la missione anche del nostro istituto. Ricordarsi di rendere sostenibile quello che abbiamo, sviluppare nuove tecnologie e supportare internet per il welfare, quello che vi ho detto come messaggio, e infine ricordarsi che comunque
dobbiamo fare in modo che chi vorrà rimanere su questo pianeta potrà rimanerci in maniera sostenibile. Chi se ne vorrà andare perché è insito di esplorare dovrà avere fra 100-200 anni la possibilità di avere la sua bella astronave e andare a cercare un altro posto, e quindi non ammazziamo ciò che ricerca per andare via dal pianeta. Se mi chiedete io cosa voglio fare, io me ne vorrei andare perché comunque sono curioso, però se mi dite anche quale sarà il successo sarà che un giorno qualcuno rimane perché si può rimanere e qualcuno se ne va perché si può andare. Se saremo tutti obbligati ad andarcene, avremo fallito, internet compresa. Grazie.